In primo piano, come sempre, il bollettino Covid di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021. Ebbene, in Abruzzo oggi 535 nuovi casi con 10 decessi, aumenta il tasso di positività, ma per il consueto punto ci colleghiamo con la nostra Marina Moretti. Buonasera Marina. Buonasera a te Massimo, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui a Pescara davanti al Covid Hospital che più volte ci ha visto in diretta, soprattutto la sera, perché è il luogo simbolo dal quale vi forniamo gli ultimi dati, appunto quelli che hai già riassunto in buona parte, relativi ai nuovi positivi di oggi. Come dicevi, sono 535, i tamponi effettuati sono stati 11.473, 5.101 molecolari e la restante parte antigenici. Di questi 11.000 e rotti tamponi, appunto, sono risultati positive 535 persone, il che porta il tasso di positività in aumento rispetto a ieri, perché oggi è al 4,6%, ieri era al 3,8%. L'età dei nuovi contagiati va da 7 mesi a 103 anni e ci sono stati appunto nuovi decessi, 10 di età fra i 52 e i 93 anni. L'altro dato significativo e sensibile è quello dei positivi sotto i 19 anni e che oggi anche conferma come sia predominante la zona, anzi le province di Pescara e Chieti rispetto alle altre. Sono comunque 83 i nuovi positivi sotto i 19 anni, 6 nella provincia dell'Aquila, 30 in quella di Pescara, 31 in quella di Chieti e 16 in quella di Teramo. Sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva 617 persone rispetto a ieri più 22. Sono in terapia intensiva 76 persone rispetto a ieri 2 in meno, ma con 7 nuovi ricoveri. Sono invece attualmente in isolamento domiciliare con la sorveglianza attiva da parte della ASL 12.027 persone, meno 123 rispetto a ieri. Dei nuovi positivi, 48 sono nella provincia dell'Aquila, 172 in quella di Chieti, 160 in quella di Pescara e 100 in quella di Teramo. Dunque c'è un'ascesa, diciamo così, dei positivi nella zona del Teramano. Si contiene ancora la provincia dell'Aquila, ma sulla provincia dell'Aquila torniamo subito, perché proprio nella provincia dell'Aquila sono stati individuati 5 comuni e posti in zona rossa da un'ordinanza del Presidente della Regione. Dunque alla zona rossa, che è già presente nelle province di Pescara e Chieti, cioè per esempio dove mi trovo io da Pescara, si aggiungono 5 comuni dell'Aquilano. Per l'aumento dei casi che si sono registrati in questi comuni preoccupano soprattutto le varianti e soprattutto la variante brasiliana. I comuni sono Ateleta, Campo di Giove, Canzano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi. Suppa Centro, che in un primo momento era stata collocata in zona rossa, invece c'è stata una rivisitazione. I dati attestano che non sono molti i casi a Pacentro, però è necessario, lo dice l'ordinanza del Presidente Marsilio, uno screening accurato, uno screening di massa sulla popolazione. Dunque in totale i comuni in zona rossa nella nostra regione sono 156 su 305 totali, quindi significa che quasi la metà dei comuni, circa la metà dei comuni abruzzesi è ormai in zona rossa. Zona rossa significa naturalmente, oltre a tutte le limitazioni che già conosciamo, che non si può neanche, perché questo è stato deciso nell'ultimo decreto, fare visita ai parenti, neanche in due e neanche con i figli minori. Questo è un po' il riassunto della giornata, Massimo. Io ti lascio la linea se non hai domande. Beh, guardia sempre alta, insomma, mi verrebbe da dire, Marina, no? Eh sì, assolutamente sì, purtroppo sì.